Sono entrato in possesso di una delle chiavi di Masyaf. E non è tutto. Ho anche scoperto una mappa, cifrata con segni e simboli, che ritengo mi condurrà alle chiavi restanti. Il suo significato rimane per me un mistero, ma per fortuna ho incontrato una veneziana disposta ad aiutarmi a decifrarla. Non devo far troppo conto sul mio successo. I Templari hanno ancora una chiave, e per recuperarla mi servirà ben più dell'aiuto degli assassini. Se riuscissi a farmi degli amici alla corte ottomana, l'accesso ai segreti di questa città mi risulterebbe molto più agevole. Ok ragazzi, benvenuti nella sequenza numero 4, guerra incivile. Divertente. Ok, abbiamo subito il primo ricordo qui. Io andrei anche a farlo. Una piacevole sorpresa, Ezio. Avremo da raccontarcela se domani a quest'ora non sarò morto. C'è questa possibilità? Abbiamo saputo che i bizantini... Non faccio spoiler perché non sono cattivo. Allora che il principe Solimano è tornato dal suo pellegrinaggio. Se colpiranno... Lo faranno stasera, alla mostra culturale organizzata dal principe. Qual è il nostro piano? Fratello, questa non è la tua lotta. Non c'è bisogno che ti mischi negli affari degli ottomani. I bizantini hanno trovato una chiave sotto il palazzo e vorrei saperne di più. Ezio, a noi interessa proteggere il nostro principe, non interrogarlo. Fidati, Yusuf. Dimmi solo dove andare. All'ingresso del Top Capi. L'idea è quella di travestirci da musici ed entrare a palazzo. Ok, è buono. Vestimento e vi raggiungerò lì. Allora, il banchetto del principe arriva prima di Yusuf. Oh, che palle, ste sincronizzazioni totali inutili. Nessuno può salire qua su, vattene. Ma Ezio è vecchio, ma perché lo deve fare? Perché? Andiamo alla funivia, che poi non so neanche dove sia Yusuf in questo momento. Io vado per la mia strada, al costo di farmi del male, ma vado per la mia strada. No, coglionazzo! Va bene, abbiamo fallito la sincronizzazione totale. L'ho presa la sincronizzazione? Per ora l'ho preso. Menestrelli dall'Italia. Chi sono quelli? Proprio che mi divertirò. Ah, menestrelli. Vanno storditi. Come li stordisco? Arriva. Ok. A posto. Vanno messi nei mucchi di fieno. Sono 4. Credo. No. Va bene. Tizio,
giustizia, ossa il tuo nome trio. Due. Minchia, che siete? Non intendevo far nulla. A posto. Ovviamente in culo il mucchio di fieno stavolta, no? Mi raccomando, senza farsi sentire. E gli ultimi tre sono laggiù. Sono parecchi questi. Però noi raggiriamo il problema. Via. Ok, buono così. Portate all'eroe una botte di liquore. Io porto a te invece una botte e basta. Boom. Sì, gli ha troncato l'osso del collo, non l'hai storito, facevo prima a puntargli la pistola addosso, no? Ci pensi? Dai, venite a darmi una mano, grazie. Ezio! Mi sento ridicolo. La mia lama è troppo appariscente vestito così. Tu sei armato? Nessun problema. Tu indica i bersagli e noi li faremo fuori. Il liuto. Sai suonare quell'affare? Ho imparato qualche accordo quando ero giovane. Quando mai sei stato giovane? Insomma. Meno 20... Ah, ok. Siamo dei menestrelli poveri come la merda, quindi ha senso. La corte è chiusa al pubblico. Voltatevi e iniziate a camminare. Perdonate, buon signore. Facciamo parte dello spettacolo di stasera. Fatemi passare. Può andare in giro con uno strumento. Fila via. Allora si suona. Sono menestrello stonato. Sempre un cambio strangolato. Se mi vedete in strada, prendetemi a calci se volete. Che roba è? Che strazio. Che Rodrigo fosse papa. Ero... Ce l'ho ancora con Rodrigo Borgia. Poi salito al soglio pontificio. Ma che cosa fai? Dei suoi vizi ha alzato i prezzi. Va bene. Entra e ammorba gli ospiti con quel rumore. Grazie, molto gentile. Ma mi dà le consegne tipo in un millisecondo, no? Oh. Quando ne togli uno, metti in posizione sono aiuto per richiamare il tuo. Ok. Va bene. Cesareo, ok. Uomo di grande bravazione, si riteneva un essere immortale, ma dopo una caduta mutò di convinzione. Grazie. Bersagli eliminati quanti? Zero, benissimo. Ah, uno, perfetto, ok. Adesso ha senso. Fa sicuramente parte di quel gruppetto lì. L'ho trovato subito. Il torvo doge di Venezia, uomo malvagio assai non poco quando man... Come fa a non essere visto, raga? Sì, questo sì che è un movimento che mi piace. Mi sono divertentissima questa. Abbiamo finito di estorcere. In questa corte non c'è nessuno. Ma non vedo il principe Sulimano. Seguimi. È qua che bisogna arrivare prima. No, scherzo. Questa sì che è una festa. Sulimano, nipote del sultano e governatore di Kefe. E ha solo 17 anni. Ci siamo già conosciuti. Mi ha detto di essere uno studente. E qui... Io sono... uno studito. No. Il figlio prediletto del sultano. Destinato a prendere il suo posto alla guida del sultanato.
Alla vita! Alla salute! Vieni, abbiamo altri bizantini da trovare. Mica è finita qua la storia. Uccidi tutti i templari. Grazie di essere qui. Il canto di un menestrello. Dicono a te. Bravo. Ma quando sono io a cantare, fuggono tutte verso la porta. Allora un altro è laggiù. Dovrebbe essere quello? Ok. Ieri, sì, lui della famiglia dei pazzi. Ieri dei pazzi, la canzone dedicata a lui. Bellissimo. Buona serata. Mi auguro vi. Ok, non devono uccidere Solimano, mi raccomando. Adesso sono cazzi, dov'è? Non è lui. Sarà lui per forza? Yes. La bella Lucrezia si dannava perché sazia mai era d'amanti. No, gli ha dato della troia. Altri due o tre fratelli, mica tanti. Che stronzo, povera. Cosa ha detto Lucrezia? Ma Lucrezia sì. Pensavo avesse detto Cristina, non so perché. E adesso manca il gruppetto del quarto. Del quarto bersaglio. Solima, andiamo, dai. Che era davanti a me, potevi farmelo individuare, no? Invece. Ti piace complicarmi le cose, vero? Chi è? Bene. Costantino, ti prego, fa sì che Bisanzio resista. Godo. Costantino si rivolterebbe nella tomba se Istanbul non fosse ancora bella alla vista. Assassino, assassino! Tutti morti. Principe Solimano, riparatevi. Inseguiteli. Ezio! Eccoli che spacca il liuto. Uccidi l'ultimo. Così. Gli ha conficcato il liuto nel petto. Sono rivedervi, mio caro menestrello. L'ho detto bene? Abbastanza. Ho saputo che siete anche governatore. C'è qualcosa che non fate? Non parlo agli estranei. Mi chiamo Solimano. E sembri un topo, sembri Luca Mastrangelo, cazzo. Principe, siete ferito. Chi è il tuo capitano, soldato? Tariq Barleti è via per motivi di servizio. Rimuovete il cadavere e congedate gli ospiti. Poi convocate Tariq al divano. Sì, mio principe. Tariq Barleti è il capitano del corpo dei Giannizzeri, la guardia scelta del sultano. Proteggono il sultano, ma non la sua famiglia. Non molto bene, pare. Ezio, avete del tempo libero? Vorrei la vostra opinione su qualcosa. Certo, appena mi sarò tolto questi stracci. Bene, venite da me appena pronto. Ok, easy. Non mi dire che ho fallito l'obiettivo secondario. Sì, l'ho preso. Bene, bene così. Bene, quanto godo.